C'è un nuovo calendario per i lavori di commissioni e consiglio per l'approvazione del bilancio, la manovra da 6 miliardi che va approvata entro la fine dell'anno, appunto per evitare l'esercizio provvisorio, dopo lo slittamento del parere del Collegio dei Revisori di ieri, che ha fatto andare su tutte le furie le opposizioni stamane il nuovo calendario. Domani alle 11 si riuniranno le commissioni consiliari permanenti per l'espressione dei rispettivi pareri, alle 15 la commissione bilancio per l'esame di merito del documento di economia e finanza, della legge di stabilità e del bilancio di previsione, con chiusura dei lavori entro le 22. Il giorno successivo, il 30 dicembre, è fissato il Consiglio. Si parte alle 10 e si prosegue con chiusura entro le 24. Il consigliere Mauro Febbo ammette il ritardo, ma sostiene che negli anni passati si fece anche di peggio. Credo che quest'anno l'affanno sia dovuto al fatto che c'è stata una competizione elettorale il 25 settembre che ha visto diverse candidature, sia di rappresentanti di maggioranza che di opposizione e candidati. Peraltro alcuni sono stati eletti, come nel caso specifico l'assessore al bilancio. Questo credo abbia portato un po' di ritardo nell'approvazione da parte della Giunta. A cascata chiaramente c'è un ritardo anche da parte del Collegio dei Revisori, che deve esprimersi. Però da questo a sentire alcune espressioni da parte delle attuali opposizioni, ricordando ciò che è successo nel passato, vorrei ricordare che nel 2018 per il bilancio di previsione del 2019 il PD a guida d'Alfonso e Paolucci portarono in approvazione il bilancio addirittura un unico giorno, il 31 dicembre. Il documento per le opposizioni resta sbilanciato e insufficiente. I tempi questi sono, viene negato il tempo per colpa loro, sostiene l'opposizione. Ennesimo rinvio della sessione di bilancio, tolto ogni spazio al confronto con le opposizioni in Consiglio regionale e anche con le parti sociali. Appena 12 ore per leggere e dire la propria su un documento di 6 miliardi di euro. Ma la Giunta Lenta, la Giunta Marsiglio e l'assessore part-time Liris nascondono ben 40 milioni di euro di scelte anche alla propria maggioranza. Non era mai accaduto nel passato. E anche i riferimenti che qualcuno della maggioranza fa all'approvazione a consiglio sciolto nella scorsa legislatura al 31 dicembre sono ovviamente fuorvianti, perché lì c'è stato un ostruzionismo in quanto il consiglio ha avuto ben 10 giorni di discussione e di confronto. Confronto precluso perché ormai si esercita anche qui in Abruzzo, grazie a Marsiglio e all'Iris, il metodo Meloni. Tanta superficialità, confusione e soprattutto arroganza.